Onorevole Sindaco Marotta, caro Gino, onorevoli autorità, gentili signore e signori, cari connazionali, sono davvero molto emozionato. Rinforzato il legame tra Italia e Bulgaria nel segno del turismo nel Basso Cilento. A Celle di Bulgaria si conclude oggi la 3 giorni dedicata all'accordo con l'antica capitale e città medievale bulgara Veliki Preslav. Ieri all'interno dell'auditorium delle scuole elementari di Celle si è tenuto il convegno intitolato Dal gemellaggio alle opportunità, alla presenza delle massime autorità civili e militari con in testa il sindaco Gino Marotta, ma soprattutto l'ambasciatore della Bulgaria in Italia Marin Rajkov, oltre all'assessore al turismo della regione Campania Corrado Matera. In questa occasione il primo cittadino ha ricevuto dall'ambasciatore bulgaro un'alta onorificenza. Ma questo è un'alta onorificenza del Ministero degli Affari Esteri e rappresenta un lauro, 2 rami di lauro sono in oro e di cui questo ovviamente è stata una sorpresa incredibile, un po' emozionato perché non è tutti i giorni ricevere un'onorificenza del genere. Sono orgoglioso, la dedico anche a tanti collaboratori del comune, dell'amministrazione e dei cittadini che con me stanno contribuendo in questo rapporto ed è giusto e doveroso dedicarla anche a loro. Questo non va altro però che impegnarci ancora di più nei prossimi mesi e anni a stringere questo rapporto, a continuare su questa strada e promuovere e produrre attività importanti per il rapporto bilaterale. A questo punto non voglio dire Italia-Bulgaria, ma vorrei dire Cilento e Bulgaria. La giornata di ieri, che era iniziata con il tour del Monte Bulgaria in bicicletta a cura dell'associazione Biking Tour Solo per Passione, 50 km sulle strade del territorio del Basso Cilento, si è conclusa in piazzetta Canal Seco con uno spettacolo di artisti e figuranti bulgari in costumi tipici e con il concerto dell'artista cilentana Piera Lombardi. Centinaia le persone che hanno composto la delegazione bulgara di Veliki Preslav presente a Celle. Un anno fa noi abbiamo inaugurato il monumento a Canal Sec presso appunto qua Celle di Bulgaria. Ed allora proprio qui risale il gemellaggio fra Celle di Bulgaria e la città bulgara di Veliki Preslav, che è l'antica, la seconda in effetti capitale medievale della Bulgaria. Io ritengo che questo gemellaggio deve essere, come dire, riempito di contenuti concreti e vorrei proprio rilevare che a distanza di un anno proprio questo festival che stiamo inaugurando, che stiamo conducendo qua, è un fatto che dà delle buone speranze per l'avvenire. Per me la cosa più importante è dare una dimensione concreta a questo gemellaggio, sia nel campo dell'economia, nel suo insieme, ma soprattutto e in particolare nella sfera del turismo.